è una zona di periferia, come tante altre. Le corde si facevano qua attraverso il palazzo, cioè i guidare, diciamo. Le donne facevano le reti e gli uomini andavano alla tonnara. La tonnara non lavora più da molti anni e la famiglia Bordonaro ha cercato di trasformarla in un resort con albergo, ristorante e discoteca. Nessuno si è curato di proteggere dagli incuria le antiche barche per la pesca del tonno. Noi della Borgata abbiamo un amore, un grande amore verso questa tonnara. Ogni pietra, io dico che palpita il nostro cuore, ogni pietra. Ecco le mani che cammina, Isa, 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 Yazzo, Zano, Yazzo, Zano, Yazzo, Zano, Yazzo, Zano, Yazzo, Le barche erano state considerate un bene culturale e c'era perfino un vincolo antropologico. Ora sono ridotte ad un ammasso di legname. Per noi è grave, perché la storia, la cultura di una borgata viene completamente massacrata da questo... Dall'incuria. Nessuno ha controllato, né il controllore né il controllato, nessuno. Gli abitanti del borgo sono vittime del sacco di Palermo. Non solo per questi due palazzoni molto più alti delle case dei pescatori, ma perché qui, in questo mare meraviglioso, hanno sversato una parte della terra di risulta della gigantesca speculazione edilizia che ha cementificato la Conca d'Oro. Il mare arrivava fino a questo portone. Una volta la discarica abusiva ha permesso questo disastro ecologico. Si è interrato. Hanno tolto a questa borgata la vita, perché il mare è vita. Ci hanno chiuso al mare. Noi non abbiamo più il mare, abbiamo solo il ricordo del mare. Soffocata come è stato soffocato il porticciolo qua sotto, come è stata soffocata tutta la bellissima scogliera che avevamo, Vergine Maria. La colpa di quella penisola artificiale che chiude l'inseratura di Vergine Maria. Quando venne creata, gli abitanti del borgo fecero proteste e alzarono barricate. Ma quando i camion smisero di versare tutti in mare, il guaio ormai era stato fatto. La tonnara è morta allora con l'avvento di questa discarica abusiva. La terra di risulta ha riempito le cale, ha ricoperto gli scogli e ha interrato il porto. Ha trasformato un borgo marinaro costruito sulla roccia in un'area degradata. Palermo non c'è lavoro, ci sono molti disoccupati e io penso che le nostre amministrazioni devono capire che il lavoro non è solo la grande azienda, la grande industria, ma il lavoro qui da noi è il sole, il mare, la bellezza paesaggistica e i nostri beni culturali. Questo tratto della costa di Palermo, che non avrebbe niente da invidiare a luoghi conosciuti in tutto il mondo, come la penisola sorrentina o le riviere Liguri, l'uomo si è dato molto da fare a distruggere e a sfruttare male il paesaggio. All'Arenella, accanto alle tonnare, c'era una volta uno stabilimento chimico. Ora che è chiuso, è stato acquistato dal comune, ma i soldi per risanarlo e rendere questi fabbricati utili per la città sono finiti chissà dove e il complesso cade a pezzi. Tutto abbandonato, perché qui c'è l'accesso diretto al mare, potrebbe essere un grande polmone per la città, è fatto tutto a verde. Vorrei, abbiamo il mare, vicino. Anche all'Arenella il mare si è allontanato per colpa della discarica e ora dalle case lo vedono da lontano. Solo il porto si è salvato e qui, tra mille difficoltà e costi esorbitanti, resiste la piccola pesca. Non potevamo campare più, mamma. Questo è il problema.
I detriti e la terra versata in mare hanno sepolto i fondali e allontanati i pesci. E queste sono le conseguenze. Questo è tutto il suo pescato di stanotte. La notte ti sei messo. C'è il porto. Valore a occhio e croce, quanto ci potrà fare se lo vende tutto? 120 euro. Quindi ci va praticamente a pari, anzi un po' meno. No, meno, sotto andiamo. Perché c'è 150 euro di qua sopra. Ah, sì. La barca del signor Franco, pescatore per passione, molta un potente motore agricolo. Da queste parti soffia improvviso il maestrale. Sotto il Monte Pellegrino è già mare aperto e le barche devono essere sempre in grado di togliersi dai guai più velocemente possibile. Guarda questo foglio di alto, vedi là? Sì. Quel foglio era tutto così prima, tutti sfogliati. Sì. La sabbia ha fatto del berillo, sì. Il pallone. Serra, si è portato via tutti i suoi, per le acque, si è portato via tutti, era meraviglioso qua. Davanti a noi sfila un paesaggio che una volta era mozzafiato e ora risulta modificato dall'uomo senza alcun rispetto. Non solo spiagge artificiali prodotte dagli scarichi, ma anche case costruite troppo vicino al mare, così vicino che rischiano di essere travolte dalle onde. Visto dal mare il golfo di Vergine Maria è ancora più affascinante. Gli scarichi fognari sono chiusi da anni e l'acqua è tornata cristallina. Non ci vorrebbe molto a trasformare un pezzo di periferia in una zona per turismo ecosostenibile. Ecco la discarica. Mareggiata dopo mareggiata, il maestrale la sta accorciando. La terra che la compone non è compatibile con questo tratto di mare e continua a consumare gli scogli. Da vicino si vede benissimo che non è composta di sola terra di risulta, ma c'è anche molto altro. Cosa hanno scaricato? C'era immondizia, c'era etiche. La discarica di Vergine Maria è anche un confine tra due tratti di scogliera. Di qua degrado e periferia urbana. Al di là, dove l'ammasso di terra non può fare danni, inizia la Daura, la costiera dei palermitani benestanti, quelli che hanno i mezzi per sopravvivere alla crisi. Vicino al mare è di proprietà del demanio marittimo. 100-150 metri dovrebbe esserci un barco. A parole si tratta di un bene comune, ma le ville fanno da barriera e così gli scogli diventano, di fatto, un'estensione della proprietà privata. Come vedi, da dove ci siamo spostati dal barco a dove siamo arrivati ora, già sono 500-600 metri, impossibile raggiungere il mare. La cosa assurda ora che dove ci sono i marchi dovrebbe essere pulito per fare passare i cittadini, invece è abbandonato. Pochi accessi e quasi tutti chiusi con i cancelli. Tutti i club a 100 metri da un lato e a 100 metri dall'altro lato devono pulire pure loro. Cioè basterebbe mandare la capitania porto e dire pulite. Come nel resto della Sicilia, anche la costa dell'Addaura è stata aggredita dall'abusivismo. Per il comune di Palermo, individuare e bloccare gli illeciti non è stato difficile. Più complesso invece abbattere gli scheletri di cemento, che anno dopo anno sono ancora lì a deturpare il paesaggio. Tutte abusive, dovrebbero andare tutte a terra, ma sono così, rimaste così. Anche quella di là dove ci sono gli archi, che è pericolosissima, perché oltretutto sta crollando in se stessa. Sì. Abbiamo deciso che è abusiva, perché non intervenire? Buttiamola a terra, basta, non se ne parla più, e ritornano gli scogli. Invece non si fa. Prima ci sono le ville, e poi man mano che la spiaggia di Montello si avvicina, la Daura diventa la scogliera di quelli che contano, quasi tutta occupata dai club. Stabilimenti balneari di giorno, discoteche e ristoranti esclusivi di notte. Vorrei sapere quanto pagano per questa concessione. Quanto pagano questi club per queste grandi concessioni? In posti così belli. I canoni di concessione che in Sicilia pagano gli stabilimenti balneari
sono praticamente irrisori. La società che da oltre un secolo gestisce la spiaggia di Mondello paga ogni anno un canone di 43.000 euro a fronte di un fatturato di 7 milioni. Vuol dire che per ogni euro pagato per l'affitto della spiaggia, a Mondello ne incassano 180. La regione vorrebbe aumentare i canoni del 600%, ma sulle coste di tutta la Sicilia è scoppiato il putiferio e chissà se alla fine gli aumenti scatteranno per davvero. C'era una volta Palermo, una città meravigliosa dominata dal Monte Pellegrino, che Goethe definì il promontorio più bello del mondo. Il nome della città deriva da Panormus, tutto porto, sinonimo di un golfo accogliente e pieno di barche. Adesso Palermo gravitano oltre 1 milione di abitanti e come nel borgo di Vergine Maria, gli scogli sono diventati spiagge. 18 chilometri di costa sono stati ricoperti interamente da questi ammassi di materiale, tra cui c'erano pure i munizioni urbane e qualcuno diceva che c'erano tanti cadaveri, cioè quanto meno costava scaricare il materiale, tanto più si usava al litorale proprio per scaricare. La nostra costa era bassa, rocciosa, un'altra molto, anche molto bella, molto articolata, non aveva spiagge, ma la spiaggia. Cura barbo e cura facci rus, ossi e merinita, umbria curia forse, proprio il signore. Ecco perché i paleontani che hanno nel mare d'estate si accalcano quasi tutti sulla spiaggia di Mondello, perché tranne quel golfo e pochi tratti di costa puliti, ancora aperti a tutti, ai palermitani hanno rubato il mare. C'erano una decina di stabilimenti balneari, c'erano ristoranti palafitte, c'erano luoghi di divertimento, serate di gala, danzanti, insomma questo era il mare di Palermo. Questo è il più grande disastro ecologico che si sia mai verificato in una città nel mondo, forse. Il mare è così lontano dalle case che chi abita a Palermo lo ha quasi dimenticato. Questa nuova generazione che si accorgono che c'è il mare, ma lo vedono comunque come un limite, come un confine. Questa via, via Messina Marina, che taglia effettivamente le borgate dal mare, è per loro un muro. È completamente in rapporto col mare. Assolutamente, questo non è più un accesso al mare per loro è proprio un confine. Poi di fronte alla spiaggia, sapete, ce ne ha parlato il barbiere, ci ha detto che... Corregato. Non lo so, sì, quando lo dare un'occhiata. Sulla spiaggia che ha coperto gli scogli, Emilio Rufino, giovane regista palermitano, ha diretto un film scritto e interpretato da un gruppo di ragazzi della periferia sud della città, che il mare di Palermo fino a quel momento non lo conoscevano affatto. Chiedete ragazzi, vogliamo fare qualcosa per migliorare questa spiaggia? Ragazzi, seriamente, non salgo sopra una macchina distrutta, non vengo in una spiaggia dove ci sono bottiglie, gatti morti, cani che ti vogliono assaltare. Palermo ha 7 chilometri di costa, di mare, dentro la città, c'è una possibilità di avere 3-4 mila posti di lavoro. Non ritornerà mai per com'era questo tratto di costa, perché ormai ha perso la sua identità, ha perso la sua dignità, ha perso la sua storia. Sotto la tua finestra sono e canto. A disastro si è aggiunto disastro e negli anni in cui Palermo diventava metropoli nessun sindaco pensava a dotare la città di un'efficiente rete di fognature. Tuttora sul fiume Orito è sempre attivo, anche quando il cielo è sereno, un canale per la raccolta dell'acqua piovana.
Il sospetto che si tratti di scarichi incontrollati è più che legittimo. Non era dopo che pare una vero mare. Il fiume sfocia tra una discarica e l'altra, anzi la stessa foce è una discarica. Acqua sporca e rifiuti di ogni tipo, tra cui non è difficile trovare l'astro di amianto. Un disastro che parte da monte e peggiora man mano che il fiume si avvicina al mare. Ma hanno cominciato a scaricare subito dopo la guerra, quindi prima degli anni 50, 60, i detriti dei bombardamenti, che qua era tutto distrutto. Anche il porticciolo della bandita, rifugio dei pescatori alla periferia sud della città, è stato insabbiato dai detriti del sacco di Palermo. Quando qui la zona era satura, hanno cominciato a scaricare all'Addaura e lì si è intasato anche Vergine Maria, il porticciolo di Vergine Maria. Adesso le barche fanno fatica ad entrare in porto, mentre attorno alla diga foranea sfoggiano anche qui scarichi fognari senza controllo. Questo è uno scarico, ovviamente abusivo, e non è vero che sia di acque bianche, come potete vedere. La giustizia della Corte Europea funziona così. Se uno Stato o un ente locale vengono ritenuti colpevoli di non aver rispettato le norme comunitarie, prima vengono condannati, poi, se fanno finta di niente e non si mettono in regola, arriva la sanzione. È proprio quello che rischia il Comune di Palermo. Lo scorso anno è stato condannato dalla Corte di Giustizia per non aver neanche tentato di adeguare fognature e depurazione agli standard europei. 1, 2, 3 e 4 i quattro canali carino che attualmente vengono convogliati in una marina. Qui vediamo appunto questo fenomeno di rimbollimento. Qui arriva praticamente buona parte dei reflui prodotti dalla città di Palermo. Oltre ai 500.000 abitanti equivalenti, la parte principale dello scarico di Palermo, che è allo stato attuale privo di qualsiasi livello di depurazione individuato esattamente come tale, quindi è uno scarico grezzo. Le fogne di Palermo che scaricano in porto si vedono bene anche su internet. Una delle prove dell'accusa che ci muove l'Europa. Beh, non è un'accusa, è una condanna, quindi ci manca la sanzione. Ci manca la sanzione, che così per beffa graverà sui cittadini i quali pagano per servizi che non sono presi. La condotta è solo un palliativo per allontanare il problema e quando sono state realizzate le pompe non funzionava affatto. Le pompe ci sono, ma la mancanza di rumore sta ad indicare che in questo istante quantomeno non sono in funzione. Dicono che per risparmiare le pompe vengono attivate solo la mattina presto, quando tutti vanno in bagno e la puzza qui diventa insopportabile. È evidente che non c'è la possibilità di riutilizzare le acque, di averne un utilizzo intelligente, una per tutte anche la semplice pulizia delle strade. A causa del maestrale, gli scarichi in porto delle foglie di Palermo arrivano direttamente sulla spiaggia artificiale. Il bagno è vietato per oltre 7 km e chi si tuffa lo fa a proprio rischio e pericolo. Ma che allacciamento abusivo in questo canale in onda c'è, perché ogni tanto improvvisamente diventa nero. Per riqualificare la zona hanno perfino realizzato un teatro, ma sono stati soldi pubblici buttati al vento. Eppure non ci vorrebbe molto per restituire a Palermo il mare. Basta eliminare gli scarichi. Una volta che gli scarichi non ci sono più, i poteri di autodepurazione del mare sono talmente forti che il mare si riassetta con la stagione. Sullo sfondo, l'ennesima penisola di detriti attende di essere definitivamente consumata dalle onde. Il processo di erosione è lento e può durare anni. Lì l'anno scorso la tartaruga carretta è venuta a deporre le uova. E lei che viene qua così? Perché no, li piatti? Dici, bello vedere il sole, bello vedere i gabbiani anche qua, è più bello vedere qualche lucertola che cammina, poi ho visto anche quelli tipo fenicotteri, con becco molto lungo e collo lunghissimo. Se lo
sguardo non si soffermasse sui dettagli, in questo tratto di costa sembrerebbe quasi bello. Il promotore del Circeo